Ben ritrovati amici dell'angolo di The Voice, ben ritrovati ad una nuova puntata e grazie mille come sempre a chi ci segue sulla pagina Facebook, pagina YouTube, Nettuno TV, canale 99 sul sito di nettunotv.tv. Ben ritrovati ad una nuova puntata, di fianco a me la presento subito, la mia ospite è Sabrina Simoni. Ciao Sabrina. Ciao Mario. Sabrina, penso la conosciate tutti perché comunque possiamo presentarla come la direttrice del piccolo coro dell'Antoniano. È famosissimo, ricordiamo, lo Zecchino d'Oro, però oggi abbiamo Sabrina qui non solo per parlare di questo ma per poter conoscere un po' più a fondo Sabrina e quindi proprio vedere chi è Sabrina, chiedere a Sabrina chi è fuori dallo Zecchino d'Oro, quindi questo mondo, e capire un po' anche cosa fa, quali sono i suoi progetti e i suoi interessi. Allora, innanzitutto io ringrazio Sabrina per essere qui presente in questa puntata ed entriamo subito nel vivo, perché chiedo un po' a Sabrina come sempre di presentarsi, quindi chiedere un po' chi è Sabrina e come arriva nel mondo della musica e un po' tutto quanto il tuo percorso. Io nasco appassionata di musica sui banchi della scuola elementare. Davvero devo ringraziare i miei insegnanti che mi hanno appassionato alla musica come un elemento di scoperta, abbinato sempre ad altre arti come il disegno, la pittura, in modo da costruire una ricerca attraverso il suono. Nasco così, poi oltretutto appassionata di musica sempre sui banchi delle scuole elementari, perché c'era l'abitudine di suonare la mattina, la tastiera, avevano una tastiera digitale e ci si alternava per il saluto mattutino e ci si faceva gara proprio per vedere chi riusciva a suonare. E quindi un po' per questo, un po' perché davvero quando ho cominciato a scrivere le note o a vedere le note, per me facevano un buon profumo, un buon sapore. E quindi da lì poi ho continuato stressando, se possiamo dirlo, i miei genitori, cercando di convincerli, fatemi studiare la musica, ma va, adesso è un momento, ti passa, no? Come quelle cose, lasciamoli parlare. Solo che ho talmente parlato che alla fine hanno dovuto cedere. Hai vinto tu. Esattamente. Quindi ho cominciato il mio percorso al pianoforte, perché ho cominciato a studiare il pianoforte da piccolina, avevo 8 anni, e ho proseguito poi successivamente, non ho più smesso, ho proseguito i corsi accademici, pianoforte, musica corale, composizione e tante altre bellissime esperienze con la musica. Senti, una domanda che ti farò dopo, però te la faccio un attimo adesso in un altro contesto, ovvero: quando eri più piccola, cosa ha rappresentato la musica per te? Era un luogo dove io potevo sognare, non che non si possa sognare ad occhi aperti ovunque, però in me suscitava questo. Ricordo anche che dopo aver guardato un film al cinema di Walt Disney, che era, mi sembra, Cenerentola, qualche giorno dopo, io già suono il pianoforte, ho cominciato, adesso voglio scrivere, ho delle idee, dicevo con mia madre. Stai progettando. Esatto, però mi manca la tecnica, queste frasi che già... Cantiere aperto, che piano piano prende forma. Cioè. Allora comincio a scrivere, scrivo questo piccolo pezzettino al pianoforte, vado dal mio insegnante di pianoforte, che gentilmente lo sistema, dice, beh, però non è male. Lo eseguo in classe. Un mio amico fa... Scusa, ma a me sembra che assomigli molto a quella canzone. Cioè, già mi ha detto che avevo plagiato. Quindi per questione di copyright. Esatto, per questione di copyright non è mai uscito questo brano. Insomma, quindi è davvero stato un momento per me, l'inizio, ecco, della passione verso la musica, un momento di scoperta. E la musica per me non è stata un rifugio, ma un modo per ampliare il mio sentire. In realtà io sono una persona abbastanza timida, per quanto forse non si direbbe, ma la timidezza si manifesta in tanti modi. Certo, e la musica mi aiuta, mi ha sempre aiutato, forse anche inconsapevolmente all'inizio, a trovare quell'equilibrio, quell'armonia, quella serenità per poter uscire un pochino fuori. Una serenità molto bella che comunque tu trasmetti, perché appunto direttrice del piccolo coro dell'Antoniano, un rapporto con i bambini, una bella eredità, che comunque hai avuto un'eredità
quella precedente direttrice, appunto Maria Leventre. Parto subito con la domanda, il rapporto con i bambini, perché penso interessi molto com'è avere proprio un rapporto con loro, viverli tutti i giorni, ma direi nell'ambito musicale, ma non solo, perché comunque tu per loro rappresenti anche un piccolo punto di riferimento, direi. Beh, ti dico che non era previsto per quanto mi riguarda lavorare, perché questo è insieme ai bambini, ma con questa estrema frequenza, perché io effettivamente dedico all'infanzia, ti dirò, dalla primissima infanzia, dai 40 giorni addirittura e oltre, il mio tempo a loro. Non era assolutamente previsto, ma devo dirti che attraverso la musica riesco a vedere ancora di più come il periodo dell'infanzia è un'occasione per tutti, anche per quelli che hanno la fortuna di lavorare con i bambini. E la cosa che trovo abbastanza così triste, sì, direi sì, triste, è che invece per la maggior parte ancora del sentire delle persone, in generale nel mondo artistico, ma non soltanto, il lavorare con l'infanzia non è un punto di arrivo, ma è sempre un punto di inizio della carriera. Invece, assolutamente direi che trattare con la delicatezza di questo periodo della nostra vita è molto importante valutarlo e approfondirlo, non considerarlo un momento di passaggio, ma un momento da affrontare con consapevolezza. E quindi devo dire che sono stata fortunata anche a trovare all'inizio della mia frequentazione con l'infanzia così vicina un ambiente che comunque l'infanzia la tutela. Per quanto riguarda, sempre rimanendo sul tema dei bambini, l'influenza della musica, diciamo che i bambini, hai parlato tu, dalla prima infanzia, sì, quindi nella loro crescita affrontano, diventano adulti, diventano grandi, hanno a che fare con tante tematiche, anche a livello musicale. Il tema è, i bambini devono essere lasciati liberi anche nella musica, cioè devono ascoltare quello che vogliono, devono avere la loro possibilità di poter, di ascoltare tutto e di trovare la loro strada. Beh, decisamente la musica è buona o cattiva in funzione di quanto viene sviluppata bene, questo è quello che penso, e affrontata con consapevolezza. Ritengo che l'opportunità che bisogna dare all'infanzia è quella di far conoscere o comunque dare gli strumenti per poter conoscere anche nel tempo come la musica viene declinata in tanti modi, dalla musica rock alla musica operistica, a quella che viene definita musica classica o musica colta, la musica vocale squisitamente la musica strumentale, cioè ci sono tanti mondi sonori e anche incanalarli in uno già dall'infanzia è abbastanza riduttivo. Non è che si può fare tutto, non è che si può fare tutto bene, però almeno tentare di aprire una finestra su qualche cosa, sì, io ritengo dare gli strumenti senza assolutizzare ciò che stai facendo musicalmente per loro. Non è che stai facendo la cosa migliore in assoluto, gli stai dando un'opportunità. Mantenere una certa criticità in questo e riuscire a dare questo, penso alle giovani generazioni, ai bambini, sia un modo anche per diventare, come dire, adulti più consapevoli in senso lato, non devono diventare necessariamente musicisti. Anche perché sottolineiamo come sia importante la musica, siano importanti le parole, cioè una persona, l'hai detto tu, quando ascolta la musica, quando la suona, quando la vive, sogna, cioè tra virgolette si apre un mondo parallelo, un mondo, esatto, tutto tuo. Quindi quando la vive soprattutto. Esatto, quindi quando si riesce a viverla dal vivo, come si dice. Doveroso un passaggio anche un po' sul ricordo di Maria Leventre, ma più che altro per chiederti un po' cosa ti ha lasciato, qual è la cosa alla quale comunque tu magari prendi più da lei, sapendo che c'è stato questo bellissimo rapporto, una storia bellissima ai bambini, però tu che tra virgolette prosegui questa sua eredità sempre con il rapporto con i bambini, ma anche trasmesso al di fuori, perché tanti ragazzi vedono il coro dello Zecchino, cioè siete anche degli esempi. Ecco, un po' in questo contesto sia il ricordo di Marielle, però anche, possiamo dire, quello che tu cerchi di portare avanti, quello che un po' lei ha iniziato. È quello che penso sia il nucleo fondante, perché poi ognuno di noi a livello artistico, musicale, è diverso per fortuna e nella vita, la varietà. Esattamente, e nella vita poi si fanno tanti percorsi e tanti incontri che ti cambiano o comunque ti fanno crescere.
Perciò ciò che resta veramente però sempre immutato è quello che io definirei il rispetto dell'intelligenza. Chiamiamola dell'infanzia perché si sta parlando di bambini, il rispetto della dimensione dell'infanzia, che vuol dire cerco di fare il meglio per te, comunque sempre. Non penso, tanto è un bambino non capisce, questo assolutamente mai. E l'altro, far comprendere come per ottenere qualcosa che ci gratifica, che ci piace, che piace, perché anche questo è importante, a volte averne un riscontro positivo dagli altri, che siano genitori, amici o altro, ci vuole impegno, sempre e comunque. La scorciatoia di riuscire a brillare, non di luce propria, possibilmente evitiamo. Tralasciamo un attimo la Sabrina dello Zecchino d'Oro e entriamo un po' più nel mondo di Sabrina. Quindi prima di chiedere un po' quelle che sono le sue iniziative, le sue attività, facciamo le classiche domande semplici. Sabrina, che musica ascolta? Cosa fa nella vita quando non è la direttrice dello Zecchino d'Oro? Dunque, intanto mi piace molto riposarmi sul divano quando ci riesco, guardare film, thriller, fantasy, io amo molto... Tranquillità. Assolutamente. E poi amo molto il Novecento musicale, sia moltissimo il Novecento vocale musicale, e anche il Cinquecento, il Rinascimento, poi amo molto Monteverdi, Palestrina, quindi Vasco Rossi, come vedi... C'è un cambio generazionale, ma che è bellissimo oltretutto, una cosa fantastica, quindi sapere che puoi spaziare da un secolo all'altro. Quindi. Sì, esattamente, no, per me la musica è proprio un momento, come dire, molto colorato, è un arcobaleno di generi, di sensazioni... E di ricerca anche di cose che non conosco, perché molte cose che arrivano ad esempio dall'estero, culture lontane, musica etnica, che un po' si è persa perché si pensa che con la globalizzazione non debbano più esistere i gusti tipici, no, dei territori, invece per fortuna esistono ancora e quindi anche questo mi piace moltissimo. Senti, per quanto riguarda la musica di oggi, secondo te cosa deve trasmettere? Apro una parentesi e dico, sono successi alcuni fatti, anche per persone comunque hanno perso la vita, ragazzi, per aver ascoltato il proprio cantante, tutte situazioni di questo tipo. Quindi, sai, si aprono sempre tante polemiche, sì. L'importanza del testo, l'importanza della canzone, i cantanti di adesso, le canzoni, un po' tutto. Secondo te la musica oggi, guardando ai giovani in particolare, perché poi sono loro quello che rappresentano il futuro, secondo te verso quale direzione deve andare e cosa comunque deve trasmettere? Allora, ti ringrazio per la domanda, che però per me è un po' grande, nel senso che... Nel tuo piccolo cosa? Sì, sì. No, ma neanche nel mio piccolo, nel senso che... Visto che tu, apro parentesi, appunto lavori con i bambini, quindi hai una sorta di influenza, allora, diciamo, sì, credo che ti chiederanno un po'... Ritengo che il testo in un brano sia sicuramente importante, fondamentale, però... non deve neanche, come posso dire, indurre né in un senso né in un altro una visione che non ci è propria. Non possiamo sempre aspettare dall'esterno qualche cosa che arriva, cioè l'educazione, la sensibilità, l'approccio a qualcosa arriva da un mondo che ci circonda, non da un evento, non da un concerto, non da un cantante, non da un testo un po' che possiamo dire trasgressivo o da un testo certo. Invece eccessivamente indottrinante, perché ci sono anche questi, no? Che in modo anche abbastanza così subdolo, no? Ti raccontano cose alquanto discutibili. Però quello che è fondamentale penso che sia quello che realmente l'artista vuole raccontare a chi lo sta ascoltando. Quindi mi auguro che ci sia la sincerità dell'artista, che quindi arriva nel modo più opportuno a quelli che recepiscono il suo racconto. Questo è quanto. E mi auguro che la musica soprattutto vada migliorando in un senso, cioè che venga vissuta di più dal vivo, più concerti, che come in tanti stati la musica e l'arte diventino
quello che sono delle professioni, perché ancora ogni tanto non si avverte questo. E che la categoria, se così vogliamo dire, dell'artista e del musicista, anche se sembra che l'artista in una categoria non debba stare, ma è invece artigiano dell'arte, comunque che anche le categorie musicisti, artisti, diventino una vera e propria categoria. Non cani sciolti. Assolutamente, che vengano raggruppati, abbiano un punto di riferimento anche loro. Esatto, ci sono già molte iniziative in questo senso, lodevolissime, di cui non faccio i nomi, che già lavorano da tempo in questa direzione. E mi auguro che sia loro che altre davvero abbiano tutto il supporto necessario per continuare. Questo è l'augurio, speriamo appunto che si vada sempre più verso questa strada. Torniamo su Sabrina e le sue attività, quindi ci ha raccontato un po' quello che fa nel suo tempo libero, ci ha raccontato questo spaziare della musica tra i secoli, ed è una cosa bellissima, nel gergo si dice fighissima. E la macchina del tempo ancora non l'hanno inventata, però io mi arrangio almeno come con posso. La musica, ma certo, almeno chiudi gli occhi e immagini, sì. Ed è una cosa veramente spettacolare. Però sei anche impegnata, possiamo dire, nel sociale, perché hai comunque altre attività appunto fuori dall'essere direttrice dello Zecchino d'Oro, e anche quindi parliamo un po' di questa attività, tu cosa fai, nel senso sei impegnata molto sia sul territorio che sul sociale. Sì, perché una decina di anni fa davvero mi sono, come dire, innamorata della tabula rasa del bambino piccolissimo, ma che ti può restituire delle invenzioni a livello artistico, sonoro, musicale. E osservandolo ho pensato che tutta la famiglia dovesse capire e vivere questa dimensione con il bambino, non solo di essere, accudirlo, vicino, sempre presente, ma anche di viverlo in un modo diverso. E da qui nasce l'esigenza, sposata al fatto che trovo la musica sempre più veicolata attraverso dei fenomeni talent invece che di ciò che è la musica. Si perde un po' l'essenza. Una visione un po' più spirituale della musica, un po' più vicina all'essere umano, allora per non esagerare come forse impatto verbale. E quindi un progetto che si chiama Forme Sonore è diventato da qualche anno un'associazione con altre persone che sono sia a Bologna ma anche in altre parti d'Italia sensibili a questo argomento, cioè la musica vissuta dal vivo, come ti dicevo, proprio insieme, fatta insieme, sviluppata per tante fasce di età e portando anche divulgazione e formazione agli istituti scolastici in tutta Italia, scrivendo libri come l'ultimo Esprime Incanto, che vogliono essere degli strumenti che parlano ad esempio in questo caso del nostro essere emotivo sposato con la propedeutica musicale, quindi l'allenamento del nostro essere emotivo per potenziare l'intelligenza emotiva. Questo è il nostro obiettivo, e costruire anche eventi come quello che sarà a Bologna, di cui andiamo molto fieri, il prossimo 13 gennaio, e che vede invece pediatre e la dottoressa Alessandroni, che ci farà l'onore della sua presenza, che appunto racconteranno ai genitori presenti e forse ai piccolissimi le prime fasi, no, della crescita, della nascita. Poi vediamo sicuramente quello che sarà, lo stiamo osservando probabilmente, esatto, la presentazione, sì, dell'evento. Sì, sì. Stanno scorrendo adesso le immagini, lo vedranno le persone appunto mentre tu parli sotto. E quindi in questa dimensione anche essere di supporto, in modo indiretto ovviamente in questo caso, per quelle fasi della vita e della genitorialità dove la musica intanto si inserisce come un elemento da utilizzare in modo appropriato, nel senso non disturbare troppo, okay, e quindi diamo dei consigli. Non troppo invasivo. Esatto, okay, ma proprio per la sensibilità acuta che ha il bimbo in questo periodo. Quindi lo accompagniamo in questo senso, una visione ecologica del suono. E poi invece la parte centrale dell'evento sarà raccontare e sostenere la genitorialità in alcuni momenti, in alcune fasi dove a volte si sentono forse spaesati. Per quanto riguarda una bellissima iniziativa, una bellissima associazione, veramente in bocca al lupo, perché credo che tu faccia un ottimo lavoro.
sul territorio, ma anche, credo, ispirazione e d'aiuto per tante altre persone, visto che io considero la musica, come la consideriamo tutti, veramente tante volte non solo un'ancora di salvezza, ma un mood e anche un modo di vivere, perché la musica ti trasmette tantissimo. Su questo ti chiedo, quello che tu fai nel territorio, cioè vedi riscontro, cioè aiuta, nel senso le persone sentono la necessità comunque di questa situazione che tu hai creato, che c'è in tutto questo contesto, cioè senti che comunque c'è una risposta da parte delle persone. Allora, ti confesso che sul territorio Emilia-Romagna ci stiamo muovendo un po' di più da poco, perché ho notato inizialmente un'attenzione superiore, forse perché, come dire, io abito qua, sto qua, esatto, sono, tu... come dire, stiamo proprio vicini esatto, vicini. Esatto. E perciò ho notato maggiore attenzione a questa, a queste idee, a queste proposte, anche distanti dalla Sicilia, alla Sardegna, alla Calabria, alla Lombardia, che saluto. Quindi ora sto pian pianino anche nella mia città portando queste iniziative. Sono molto contenta perché mi sono riuscita con la mia associazione e a mettere in contatto con altre associazioni bolognesi, ecco, questo per me è molto importante, perché fanno cose veramente bellissime per i bambini, per l'educazione e la formazione. Anche questo per me è fondamentale, essere in rete con altri. Certo, mantenere quei collegamenti, creare anche dei rapporti, creare una fitta rete appunto di esatto, di poi ognuno mantenga ovviamente le proprie certo, identità, però è bello anche darsi una mano a vicenda. Per quanto riguarda i prossimi obiettivi di Sabrina, personali, però anche appunto lavorativi, certo, ecco, diciamo così. I prossimi obiettivi sono che tra poco andrò in Cina con il piccolo coro e un'altra tournée. Dopodiché proseguirà il nostro lavoro all'associazione, appunto con una serie di iniziative dove ci vedranno anche in alcune scuole fuori dall'Emilia-Romagna per appuntamenti, dove appunto insieme ai docenti organizzare dei percorsi particolari come musica, come dicevi tu, come facilitatore certo, per portare altrove insieme alle altre materie. Sabrina, magari diamo anche un po' di informazioni per capire un po' della tua associazione, dove possono trovare i riferimenti, se uno vuol vedere, cioè presumo ci sia il sito internet. Certo. Quindi le diamo giusto a livello appunto informativo che uno volesse andare a vedere. Certo, se volete curiosare, seguirci, siamo su Instagram, Forme Sonore, poi su online, sul sito www.formesonore.com, su Facebook, e vi terrete così aggiornati, se no potrete anche raccontarci qualcosa. Se volete fare delle domande, noi siamo qua a Bologna, siamo in Viale Ercolani, addirittura più vicini di così. Esatto, quindi se volete appunto saperne un po' di più sull'associazione appunto Forme Sonore, però anche conoscere un po' più nel dettaglio quello che voi fate, che tu hai appena espresso, direi una cosa bellissima, ripeto, sul territorio, inteso territorio Emilia-Romagna, poi andiamo oltre, perché appunto è specificato che si va per tutta Italia, quindi credo che ci sia una bellissima cosa da perseguire, quindi da parte mia in bocca al lupo, perché affinché queste cose vada sempre più avanti, quindi si inserisca ancora di più nel territorio. Ti ringrazio. Sabrina, io direi che siamo arrivati alla conclusione, quindi veramente ti ringrazio per aver avuto modo di poterti conoscere meglio e spero di esserci riuscito, non soltanto nell'ambito appunto di Sabrina come direttrice dello Zecchino d'Oro, ma capire che oltre questo, ripetiamo, una cosa bellissima, fai anche altro, quindi conoscete un po' di più come sei fuori dallo Zecchino. Quindi io ti ringrazio veramente per avermi dato questa possibilità, averti potuto intervistare e quindi conoscerti meglio. Grazie mille. Grazie Mario, ringrazio tutti voi, vi faccio i miei migliori auguri. Grazie, altrettanto. Arrivederci. Grazie mille. Sabrina, Simoni, l'angolo di The Voice, ospite è qui. Io direi che siamo giunti alla conclusione. Mario Giuliante vi ringrazia per aver visto quest'altra puntata dell'angolo di The Voice. Vi rimanda a queste, alle prossime puntate, che potete trovare sulla pagina Facebook, pagina YouTube dell'angolo di The Voice, sul sito di Nettuno TV e in onda sul canale 99 Nettuno TV. A me non resta che salutarvi, farvi gli auguri di Natale, perché ormai siamo prossimi appunto alle festività natalizie. Quando volete potete andare appunto sui canali citati e trovare tutte le nostre puntate. Io nel frattempo vi ringrazio, ringrazio Sabrina per essere stata qui ospite all'angolo di The Voice, un grande saluto da Mario Giuliante e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora e ciao a tutti.